Salve a tutti, benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo dei bottoni magnetici, l'ultimi arrivati in casa Tessiland, che hanno una grandissima particolarità e sono i bottoni magnetici a scomparsa, in questo modo qui, e hanno la parte che si avvita. Questa è stata una grande ricerca effettuata proprio da Tessiland, in quanto questo prodotto prima si doveva per forza di cose martellare. Benissimo, vediamo vedere subito il bottone da cosa è composto. Dalla parte esterna, con varie forme, ci sono i fiori, circolari, esagoni, una parte interna che va insieme al fiore e poi la parte che viene nascosta con le alette e il fermo. Vediamo subito come poter applicare questo bottone. Allora, in questo caso io mi sono creato una piccola borsettina di feltro. Questa borsettina, allora, come vedete c'è una patta. Questa applicazione viene solitamente appunto applicata dove ci sono le borse con le patte. E vediamo subito come realizzare questo piccolo progettino. Allora, prendiamo la parte della patta, utilizziamo una semplice foratrice e facciamo un foro nel centro in questo modo. Così dobbiamo fare un po' più fori perché la parte del magnete è un po' più grandicella. Cerchiamo di forare tutto. Quando non sentite più gli scatti vuol dire che abbiamo bucato per benino. Inseriamo il nostro fiorellino all'interno del buchettino, girandolo vediamo che è tutto sporco, quindi qui con una semplice forbice cerchiamo di pulirlo. Potete anche levare il bottone e fargli una piccola chiusura in questo modo qua, lo piegate e andiamo a pulirlo, ecco qua, così, perfetto. Reinseriamo nuovamente il bottone, quindi in questo modo qui. Qui c'è la parte che si avvita e andiamo ad avvitare il nostro bottone. La cosa che ci tengo a dire, prima di tutto facciamo un giro al contrario, sentiamo un piccolo scattino e poi avvitiamo, altrimenti non entra nella filettatura. E come vedete è semplicissimo. Io ho avvitato il mio bottone ed eccolo qui. Non è finita qua. Per dargli una giusta misura, voi potete utilizzare il centimetro, io solitamente faccio in questo modo, sono molto più veloce. Allora, do una pressione inserendo la parte esterna, quindi io già ho i miei segni dove poter fare appunto un altro buchettino. Vado a fare il mio foro, uno su questo, benissimo, e uno su questo. Stacco la mia parte posteriore e la inserisco all'interno dei fori in questo modo. Come vedete è uscito fuori. Mettiamo il nostro fermo, eccolo qua, e andiamo a stringere le nostre alette. Aiutatevi sempre con qualche attrezzo. E il nostro bottone, eccolo qui, è applicato. Io ne avevo fatto anche un altro, che è questo qui, che è molto simpatico e serve per far contenere che cosa? Tutti i nostri bellissimi attrezzi. Benissimo, anche per questa volta il nostro piccolo tutorial è finito. Spero che vi sia piaciuto e soprattutto scrivetemi nei commenti se avete bisogno di sapere qualche altra piccola novità o qualche piccolo accessorio come poterlo applicare. Inoltre io vi raccomando di iscrivervi al canale perché ci saranno tante novità. Va benissimo, anche per questa volta è finito e io vi saluto. Ciao!